a tutti, siamo qua al Palagators, ultima giornata di andata contro Mondovì che è un recupero, coach, una partita molto sudata, però siamo riusciti a portare a casa i due punti. Una partita brutta, onestamente, però abbiamo pensato con i ragazzi che insomma vincere era importante, quindi abbiamo vinto, però devo dire gran merito a tutti i ragazzi perché comunque nelle difficoltà eravamo anche sotto di 5-6 punti, anche qualcosa in più, siamo riusciti a risalire. Grandi giocate di Marco nel finale, Walter ci ha tenuto a galla nel momento di difficoltà e poi devo dire anche Fantini ha fatto un terzo quarto super. Quindi vabbè, ora recuperiamo quel che possiamo e domenica giochiamo contro una signora squadra. Eh sì, la curva di Racconigi ha seguito Fantini in diretta e quindi Racconigi sempre nei nostri cuori. Marco, sì, allora, beh, oggi hai fatto vedere il perché, diciamo, tutti ti temono, non si sa bene per quale motivo. Tecnico. Esatto, gli arbitri ti temono, non hai preso tecnico, quindi una vittoria per te. No, comunque, partita che alla fine hai risolta tu nel finale, però poi domenica, cioè fra meno 48 ore, abbiamo Carmagna in un'altra partita facile facile. Personalmente non ci voglio pensare tra 48 ore in che stato saremo, perché abbiamo Aleandro che ha giocato nonostante la schiena mezza rotta, abbiamo Yuri che forse recupera, noi siamo un po' tutti acciaccati, come associo a quello che ha detto il coach, grande prestazione da parte di tutti, super Fanta perché si sta applicando, gli faccio veramente dei grandi complimenti, mi fa molto piacere che un ragazzo della cantera nel terzo quarto ha fatto 6 punti consecutivi, credo aveva la fiammella con me. La fiammella c'era solo Ramondot, mi spiace, complimenti al numero 7 di Mondovì. Esatto, no, complimenti a Mondovì che è una squadra, noi sapevamo che sono partite pericolose perché loro ci credono fino in fondo, è un'ottima squadra, è stata una partita maschia. Sinceramente ho patito un po' quel contatto, ma vedi, era tutto normale. Erano 4 partite che andavo troppo bene, quindi è andata bene così. Niente, le 2 esultanze, tu l'hai detto, però le 2 esultanze che ho fatto non erano per me, erano per i miei figli che oggi a pranzo mi hanno fatto una testa così. Quindi volevo salutare Leo e Lollo, detto tutto, così Scott si diverte. E niente, adesso speriamo la prossima, siamo felici di aver finito il campionato come campioni d'inverno, ci tenevamo. E perché stiamo facendo bene, quindi spero di andare avanti così. E un saluto anche a tutti i compagni che oggi ho visto il capitano e ha detto di. E sono sempre tutti con noi, quindi fa piacere. Basta perché poi bisogna tagliare perché ci saranno poi 2 interviste di fila. Quindi ci vediamo domenica, sempre per la Ghetto Sconto Carmagnola. Ciao. Come on.